Quello che le aziende italiane stanno vedendo oggi è un progetto di distruzione, di deflazione economica del sud Europa. Monti sa queste cose, è un bugiardo, non vi spiega, non spiega al pubblico qual è la reale natura dell'euro. Chi emette l'euro, dove finisce l'euro quando viene emesso e che cosa succede agli stati ex sovrani oggi per avere la moneta necessaria per la spesa pubblica. L'euro è emesso da un sistema di banche centrali, viene immesso direttamente nelle riserve dei mercati di capitali privati europei, gli stati ex sovrani devono andare a bussare alla porta da questi strozzini e chiedere ogni singolo euro che spendono per i cancellini delle scuole, per gli stipendi degli insegnanti, eccetera. Vengono strozzinati le tasse di interesse e questo ha creato il disastro economico e finanziario. Dall'analisi che ha fatto Baratto, tolgo la parola criminale uno studio con 12 economisti internazionali su questo. What is Italy's, what is my government's position in this debate at this moment? It's very easy to be articulated. Our government is fully convinced about the virtues of budgetary discipline, fully convinced in operational terms, so much that we have an objective which has been agreed with the European Union of achieving the balanced budget already next year, 2013, which is quite a bit before most of the other EU member states.